dica Gigi, eh! E di io va! E rimbocco pure le maniche, che ti è? Oh, faglielo sapere, eh! Tra un po' piove pure, torna su! Quando piove per tutti! Quando piove per tutti! Piove per tutti, eh! Lo dice pure Gigi, no? Tu resta a casa, va, che non te bagni di sicuro! Impunito. Ancora va in giro a far comunista, con qua la sciarpa da fricchettone. Mo ce penso io a te. Te faccio radiare dal partito. Sciopero! Sciopero generale! Afiom, sta manco come se piena denaglia a mano, va a manifestazione da Afiom. Pronto? Segretario! Gigi! Segretario, Gigi! Oh! Senti! Dove stai? A casa! Certo, che ne so, per un attimo ci ho avuto paura che avessi cambiato idea. Io pure! Io faccio le idee. Che fa il segretario? Va a manifestazione? Ce vado pure io. Non va a manifestazione? Io sto a casa. Fedeli alla linea. Ah, so, la manifestazione da Fiom non c'era la linea. Come a Pomigliano, dici. Fate come cazzo vi pare. Pure stavolta. Vabbè, per me c'è stava la linea. Se te stai a casa, io sto a casa. Ma che poi noi andiamo alle manifestazioni dell'altri? No, infatti, andiamo alle nostre. Guarda che famo, no? I sindacati fanno i sindacati, i partiti fanno i partiti e i metalmeccanici fanno i metalmeccanici. Che siamo metalmeccanici noi? No, io so manco come seguita una banda, figurati a costruirla. Oh, comunque Massimo quanto ne sai, eh? Come stai un attimo impicciato e ti serve una frasetta stronza da dire in televisione? Tacchete! Ci vanno le persone alla manifestazione, non i partiti. I partiti le promuovono. Le persone. Fine. E che so, una persona io. Pronto? Pronto? Venire, eh? Lo sapevo che gli amici arrivano a casa. T'hanno menato? Il rischio c'è di infiltrazione di gruppi anche stranieri nella manifestazione di sabato. T'hanno tirato le ova? È un'occasione troppo ghiotta per chi vuole fare violenza. Già che vieni, far piacere, porta una bandiera del PD. Ma che sei matti? E bandiere, mu? E che qua ci sono le bandiere di tutti tranne le nostre. Pensa che ho incontrato uno, no? Ehi! Una bandiera del PD. Con la bandiera mi pareva del PD. E chi era? Gli ho detto fermate! Te sei del PD lui, no! Non è che? PD, che? È dimmi che è democratici, vabbè, che fa parte del PD? Questo c'ha la paura. È un di cui. Vabbè, non dire così. Ho detto, oh, ma sei sempre il più grande partito d'opposizione del centro-sinistra riformista, e un po' di qua, un po' di là. Lui mi ha detto appunto. Perché sai, non si sa mai. Ormai piuttosto che venire con la bandiera del PD, vengo direttamente con la bandiera della corrente. Bertroni, è difficile, è possibile. No, erano gli Ecodem, ambientalisti del PD. L'ambientalisti, sì, siamo scordati. L'ambientalisti, ecco a chi dovevamo stare attenti. A quelli non ti fili mai, te scordi che esistono e tracchete, te fanno la manifestazione differenziata. Va a fare del bene all'ambiente. Qua per riconoscere se tocca fare i segni, capito? Sembriamo una setta in incognito, però ci stiamo, oh, te dico ci stiamo, ho visti. Io sono del PD. Porta una bandiera, dai, far piacere. No! È segno di riconoscimento. Voglio essere riconoscibile, voglio che le persone per strada dicano c'è il PD alla manifestazione della CGL. Identità. Quante bandiere hai visto fino adesso del PD? Ne ho viste due davanti. Tre. E mi hanno dato una boccata di ossigeno. Hai visto a porta una visto? Bandiera? Che te dà una bandiera? E comunque io ti avevo telefonato per dirti che noi alle manifestazioni non ci andiamo in quanto partito, ma ci andiamo in quanto persone. Infatti qua è pieno di persone. Tu in quanto che ci stai là? Ma perché scusa i partiti no? Ma di che sono fatti? Come di che è fatto il partito? Le persone? No. E il partito è fatto di personalità, è una cosa diversa. Guarda intorno. Ci sono personalità qua? Dai, dimmi. Sta arrivando Guglielmo. C'è Cofferati. Cofferati in un vale. Cofferati va, là. Cofferati in un vale, sta là in quanto ex. A titolo personale? No, a titolo personale. Tutti sono qui a titolo personale, ma poi ovviamente ognuno di noi rappresenta qualcosa. Lui deve annascia sta manifestazione per i tifosi che c'aveva prima, capito? E ha già detto a Bersani che non esulta per rispetto alla squadra da adesso. Prego. Vedi altre personalità? Ignazio Marino. Fatte vedere, scopri. Se vi è giù la grandine, scusami, bisogna coprirsi, no?
vota e fai votare Ignazio Marino, te lo ricordi? Ma come Ignazio Marino? Ho detto personalità. Fassina, Orfini. Vabbè, ma quelli sono ragazzi, è come se stessero a fare uno stagio, no? Però non li riconosce nessuno. Siamo qua non come personaggi in cerca d'autore. C'è sta gente che gli dice tu star PD, tu star PD. Il PD è qui, io sono qui. Questi gli dicono il PD, siamo noi. Non siamo qui a titolo personale. E questi si guarda che dicono e tu che cazzo sei? Ascolta le domande dei lavoratori. Io sto a far possibile, però non è facile. Ah, Matteo Orfini, tu che sei? Responsabile cultura e informazione del Partito Democratico. Segreteria nazionale. Quindi lui è del PD. È come se ci fosse, che ne so, Fassino. No, non che tu, cioè, però è come se ci fosse Livia Turco. Ecco, invece c'è Matteo Orfini, che è uguale, cioè, diciamo, non è uguale, però è uguale. Se venivano con Bersani era meglio. Ah! Con Bersani in quanto persona, no Bersani in quanto Bersani. Comunque a questi tocca dargli atto che ci stavano, almeno qualcuno del PD qua si è visto. Non come a Pomigliano davanti ai cancelli il giorno del referendum che non ci stava nessuno. Abbiamo avuto posizioni diverse rispetto alla Fiom su Pomigliano. Dai e dai, qualche voto a Di Pietrelvendola glielo piamo, che dici? Perché la precarietà è come una pallina di ping pong. A parte il fatto che il segretario con Vendola ci magna come e quando gli pare. La Ricciola era buonissima, Ricciola come fiamma. E poi il lavoro nostro è fa proposte e andare a dire alla gente. Tanto partiamo da questi, no? Non è meglio, mi hanno a fa porta a porta. Trim, buongiorno signora. Mo no, è presto, a novembre. Adesso faremo un porta a porta a novembre in 3 weekend. Com'è presto? 3 weekend, porta a porta. E incontreremo milioni di persone. Sei completamente impreparato e stai a perdere tempo in mezzo a metà meccanici. De Quinte non è mai fregato niente. No, il porta a porta non mi va, dai, so buono su. Forza, torna a casa che l'altra volta hai sbagliato tutto, dai. Ho sbagliato tutto, sì. Ogni giorno mi cambia il programma. Chi è? Buongiorno signora, siamo i ragazzi del PD. Avremmo da offrirle delle proposte per le prossime elezioni. No, quelle dopo. Che me devi dire, mo? Io sono un abbonato del RAI. Ma dai, ma non so credibile, ma te pare che andiamo a raccogliere firme per Santoro e Travaglio, dai. E perché a suonare campanelli per PD sei credibile? Sono un abbonato RAI. E non voglio essere punito al posto di Santoro. Al posto di Santoro. Che te ridi? Che sei te? Un abbonato RAI. E magari sei pure del PD. Ragazzi, del PD. Ma che te ridi? Il testo è di Santoro. Ho capito, ma se Santoro ti dice di cantare, che fai, canti? Ma no, quello no. Come no? Santoro dice canta, tu canta. La libertà non sta sopra un albero e ne manco il volo del Mosco. Ma che ti sei messo a cantare davvero? Mannaggia la miseria. Ma c'è il segreto. Lo so Gigi, io ho provato a trattenerlo in tutti i modi. Quello mi ha detto che libertà non è star sopra un albero. Io poi Gabber non ho mai capito. Non ho mai detto che cos'è la destra, che cos'è la sinistra. Sempre a mettere i puntini sulle i. Che cos'è la sinistra? Anda a piazza Cafiom. Negli anni 70 la sinistra si connotava per una sua intelligenza collettiva. E non manca tutto. Noi si sembriamo tante pecore senza un pastore. E che stava ancora al collateralismo di una volta. E il collateralismo mo sarà una malattia del ginocchio. No, mi sono fatto per collateralismo. Ah, mi dispiace, sono 6 mesi di fisioterapia. E comunque niente, è voluto andare. Gli ho detto ndo vai che Casini non vuole, né Fioroni non vuole, Letta non vuole, Boccia non vuole. Andato lo stesso. Ah, dici che così saresti andato pure te, eh? Ho sbagliato. Spè Gigi che mi sa che è lui. Pronto? Oh, vieni qua, corri, sprigati. Che vuoi, resta là, fatte le canne di metal meccanici. Sto a parlare con Gigi. Oh, già che c'è stai, dici che questi si stanno a fomentare. E penso assolutamente necessario si arrivi alla proclamazione dello sciopero generale di tutti i lavoratori. Che fanno fa? Continueremo con lo sciopero generale. Attenzione che è un grande sacrificio. Ma che sono matti? No, sono metal meccanici. Che famo noi? Che gli dimo? Gigi, e qua tocca prendere una decisione. Quindi come no, no. Sì, sì, 10, 100, 1000 Pomigliano. 10, 100, 1000 Pomigliano. O 10, 100, 1000 accordi. Decidiamo Gigi, sono operai di sinistra, lo so. Ci interessano operai di sinistra? Ci interessano pure quelli di destra. Te voglio dare una notizia Gigi, il 100% dei voti non ce l'avremo mai. Lo so. Pensa che ha capito pure Vertroni, che pure un po' ci credeva. Viva la Fiom, viva la CGIL.
Non c'è sta più nessuno, è tutto finito. Te l'ho detto, sbrigati. Se ne sono andati tutti. Aspetta un altro po'. Mo' è tardi, se ne è pa' la prossima. Andiamo, va. You wanted to!